Buongiorno a tutti e grazie dell'invito che per noi rappresenta sempre un momento importante per vedere i risultati di quelli che sono i nostri sforzi che ormai da anni facciamo per andare a finanziare il meglio di quello che sono le proposte di questo paese emergono. Perché io sono Maria Noelia Luciani, qualcuno di voi conoscerà il mio nome perché in qualche maniera ha avuto con me a che fare con me la ricerca finalizzata soprattutto anni. Mi occupo appunto dei bandi della ricerca del Ministero della Salute e mi occupo, quindi sono nella direzione generale della ricerca e innovazione in sanità, che adesso ha cambiato di nome da poco, ma ha cambiato di nome ma per proseguire su una filosofia che ormai è consolidata da qualche anno. La cosa che ci tengo di più a dire è che io rappresento colei che strappa e porta via 1% del Fondo Sanitario Nazionale, perché questo è dedicato alla ricerca sanitaria di questo paese, e ne ha la responsabilità di usarlo al meglio, e abbiamo una unica filosofia: quell'1% che noi prendiamo dall'assistenza ai nostri cittadini, noi lo prendiamo per utilizzarlo al meglio per migliorare l'assistenza dei nostri cittadini, per qualificarla sempre di più e per renderla più omogenea sul suo territorio. Quindi questo è molto in linea con quello che voi avete fatto, avete partecipato a questo lavoro, perché è la valutazione della qualità delle strutture ospedaliere, il che, parliamo di strutture, però immagino che al di là delle strutture ci siano i servizi, che quelli che ci interessano a noi, che sono la qualità della cura che viene erogata e anche le modalità con cui questa cura poi viene erogata, che è importante. E questo vi entra a ricordarvi qual è il nostro principio. Non siamo più il Ministero della Sanità noi, ma siamo il Ministero della Salute, e la salute si compone di tanti aspetti. Un aspetto è sicuramente quello della certezza della cura, però un altro aspetto è sicuramente il come questa cura la eroghiamo e quanto siamo vicino ai nostri ai pazienti e ai cittadini. Quindi questo per me era una premessa importante per dirvi che qual è lo spirito con cui noi continuiamo a lavorare, come abbiamo anche modificato la nostra struttura. E vi, come si chiama? Questa slide io ve la volevo proporre soltanto per dirvi che questa è la filosofia con cui stiamo lavorando: trasparenza, comunicazione e valutazione. Per noi sono tre momenti fondamentali, perché nulla può essere utile al sistema se non è oggettivamente valutato, se non è oggettivamente conosciuto, se non è trasparente a tutti e se non viene comunicato, perché soltanto dalla comunicazione e dalla... quindi non bisogna avere paura di essere misurati, bisogna avere il coraggio di essere sempre costantemente in evoluzione. Quando adesso il direttore Bever ha detto che siamo in travolgimento, in modifica, in realtà io dico che siamo in crescita, come sempre, ogni modifica deve servire a crescere il sistema. Questo però io vorrei partire da questo presupposto per dirvi che la qualità della ricerca sanitaria di questo paese, di cui noi siamo diciamo i sostenitori economici, abbiamo poi, diversamente da quanto si può immaginare o pensare, delle grandi soddisfazioni, perché come vedete queste sono semplicemente due graduatorie che vi voglio far vedere per dirvi come si posiziona l'Italia a livello mondiale nella ricerca sanitaria e biomedica, perché la ricerca biomedica non ha nulla da invidiare rispetto ad altri tipi di ricerca, siamo sempre all'avanguardia, al di là di tutto quello che noi produciamo, anche delle persone che noi produciamo, nel senso che abbiamo una formazione molto importante che nel mondo si posiziona sempre bene. Noi abbiamo tantissime collaborazioni adesso con gli italiani che sono all'estero, e io dico che non sono cervelli in fuga, ma sono cervelli che assolutamente sono una nostra risorsa, sono la nostra appendice nel mondo. E come vedete siamo anche in ottima posizione anche sulle citazioni, quindi significa che oltre il numero delle pubblicazioni, che sono molto alte nel nostro paese, noi non pubblichiamo soltanto, ma veniamo citati, quindi significa che siamo importanti per far crescere altre situazioni, quindi questo vi deve dare uno sprono ad insistere. Però evidentemente questo è stato possibile perché proprio perché siamo l'1% del Fondo Sanitario Nazionale.
personale, proprio perché comunque crediamo nella sfida della crescita del sistema e quindi dirottare delle risorse che perattornano in termini di qualità al cittadino. Sono state risorse, come vedete, abbastanza costanti nel tempo, perché come vedete la linea quella arancione, i fondi dedicati alla ricerca biomedica di questo paese è una costante. E io dico che per fare delle cose buone bisogna avere una costanza sia nei metodi che nei finanziamenti, in maniera da poter programmare in maniera corretta. Speriamo che questo riusciamo a mantenerlo anche in questi momenti che sono non facili nell'economia del paese. Ma siccome la ricerca e l'avanzare della qualità della cura del cittadino, io sono convinta, siamo convinti tutti, spero convinto e penso che voi, soprattutto che siete gli operatori del sistema ancora di più, potrà portare anche economia, perché più si qualifica la prestazione, meno ci costa la stessa cura. Questo è per darvi il panorama dove voi non siete soli, siete ovviamente all'interno di un sistema molto importante che noi riconosciamo e soprattutto sollecitiamo, e stiamo aprendo anche una nuova collaborazione con quella che è la vostra agenzia, perché la rete della ricerca biomedica è fatta da 21 regioni nella loro singolarità, ma sicuramente è importante il vostro lavoro di sintesi che potete fare in termini di collettore di tutte queste regioni. Quindi questo lavoro che voi avete fatto e che oggi poi ascolterò con molto piacere, per noi è importante per vedere come il sistema nel suo insieme e non nella sua specificità reagisce. Poi la rete è fatta tra di 45 eccellenze nel paese che abbiamo individuato, che abbiamo selezionato, che sono state sostenute della ricerca. Non stiamo parlando di 45 strutture di eccellenza sanitaria, perché magari ce ne sono molte che fanno eccellenza altrettanto, ma no, nella ricerca ne abbiamo 45, sono catalogati gli istituti specifici che stanno nelle regioni, che fanno parte della rete del sistema sanitario nazionale, ma che sono qualificate come tali e vengono sostenute in maniera importante. Istituto Superiore di Sanità, l'INAIL e l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali per noi è un punto di riferimento, non è un partner diciamo casuale. E poi abbiamo 10 istituti di ZS che impattano per un altro versante. La rete delle eccellenze, diciamo, degli istituti sono molto diversificati e come vedete sono quelli che poi rappresentano una delle misurazioni della qualità della ricerca sanitaria, che è quella delle pubblicazioni, che come vedete in 10 anni sono praticamente duplicate, perché misurarsi anche con questi termini diventa sempre più importante. Tutto questo per dirvi che noi contiamo molto, e questa ricerca che io adesso vi metterò ad ascoltare con piacere ritorna veramente ad abbracciare questa filosofia. La ricerca corrente dell'Agenas, questo lo dico al Presidente, nella nostra nuova riorganizzazione rientra tra quelle competenze insieme alle altre ricerche correnti che noi destiniamo agli altri destinatari istituzionali. Questo per noi è un momento importante, perché significherà fare programmazione insieme, significa condividere dei percorsi insieme, e questo ci dovrà aiutare soltanto in una visione, nel miglioramento dei servizi cittadini. Quindi la vostra misurazione sarà importante, e quindi quella che loro percepiranno ci sarà utile per migliorarci sempre. Allora buon lavoro a tutti quanti. Thank you.